Ciao amici di Albera Luce e Natura, io sono Enrico e quest'oggi vi spiego il modo più economico per tagliare la legna. Perché noi amici non siamo alla ricerca del miglior attrezzo possibile o disponibile, ma della migliore soluzione disponibile. Quindi, nel caso specifico, tagliare la legna ha un costo. Se noi la tagliamo con una motosega, quando è necessario dobbiamo per forza optare per la motosega. Noi quando andiamo a tagliare con la motosega consumiamo contemporaneamente la catena, l'attrezzo, la benzina, l'olio per la benzina per effettuare la miscela e l'olio catena. Quindi consumiamo 5 cose contemporaneamente. Quindi tagliare la legna con la motosega ha un costo notevole. Se noi vogliamo abbattere questi costi possiamo usare l'elettrosega se siamo vicino casa. Però ci sono dei metodi ancora più economici per poter tagliare la legna. Io adesso ve ne illustro due. Vi faccio vedere prima come tagliano le forbici elettriche, quelle da potatura, fino a 4-5 cm di diametro. E poi vi faccio vedere che cosa ho costruito con un semplice banchetto e un altro attrezzo che adesso vi mostro. Sono riuscito a tagliare il resto delle potature, quindi la legna che ha un diametro maggiore di quei 4-5 cm. Quindi quest'oggi la taglio e vi voglio far vedere proprio come ci possiamo orientare per avere un costo minimo per tagliare la legna fino ai 4-5 cm. Ovviamente esistono i biotrituratori, però il cippato non è certo per bruciarlo, perché poi il cippato deve essere pellettato, quindi ci vuole una cippatrice, una pellettatrice, quindi dobbiamo andare a investire parecchi soldini per avere un po' di legna da ardere dal cippato. Possiamo andare a fare i primi tagli sulla legna come questa, 4-5 cm, con le forbici elettriche. Il primo step è andare a montare le forbici elettriche. In questo caso io ho preso queste perché le trovo il top rapporto qualità prezzo. Quindi forbici elettriche, ci montiamo la nostra batteria sullo zainetto in dotazione, colleghiamo il cavetto con la nostra batteria da 4 ampere, quindi parliamo di forbici pesanti. Adesso andiamo a montare la nostra forbice, azioniamo. Ok, quindi amici, il primo metodo è quello proprio di andare a sforbiciare le parti grosse, quindi diciamo, ve lo mostro così possate vederlo, quindi il primo metodo è quello proprio di andare a tagliare anche su diametri notevoli. Qua parliamo di, non so se riuscite a vederlo, ma un diametro di 4-5 cm, perché queste forbici tagliano una meraviglia e hanno una forza che fa paura. Tagliare i nostri tronchetti di una dimensione a seconda di quello che usate, stufa, camino. E questo di usare le forbici è un primo metodo che ci permette proprio di recuperare tutta la legna, in questo caso d'olivo, di una certa dimensione. Ora abbiamo usato solo la batteria, che è una batteria da 4 ampere, quindi vi dura 2-3 giorni, ogni 2-3 giorni dovete ricaricarla. Quindi già con le forbici siamo riusciti a risolvere il problema fino a 4-5 cm di diametro. Adesso l'altra operazione che ci resta è quella di andare a risolvere il problema dei rami che restano, che hanno una dimensione maggiore di 4-5 cm di diametro. Ora amici, invece guardate che cosa ho costruito con meno di 100 euro. Sono andato a un supermercato, non so se si può dire un supermercato famoso, a Lidl, e ho preso, perché hanno delle attrezzature che a volte veramente mi fanno accapponare la pelle, ho preso un banchetto porta attrezzi. Il banchetto porta attrezzi richiudibile, quindi si può portare anche in auto, quello che volete. Se noi lo apriamo in questa maniera qua, cioè i suoi pin, quindi è molto pratico. Al banchetto porta attrezzi, che solitamente viene usato per collegarci varie attrezzature, sempre della stessa marca o di altre, eccolo qua il banchetto porta attrezzi. Ora, sul banchetto porta attrezzi ho posizionato i due distanziatori. Sui distanziatori appoggio una sega circolare, sempre di queste abbastanza economiche, quindi banchetto e sega meno di 100 euro. Vi mostro subito come funziona questa mia invenzione, perché va una bomba. Adesso mi avvicino e ve lo filmo. Sul banchetto porta attrezzi ho posizionato la sega circolare, la vedete la sega circolare? L'ho fermata con due bulloni, uno e due, in modo che non si muova. Siccome il porta attrezzi non è progettato per questo, ovviamente questa è un'invenzione mia, la sega circolare ha una sicurezza
Qui ho effettuato una cassa d'amante proprio per andare a bloccare la sicurezza e avere la lama aperta. Quindi automaticamente ho trasformato una sega circolare a mano e un banchetto portaattrezzi in una sega circolare da banco. Questa è un'altra invenzione utile e va a finire direttamente nella playlist delle invenzioni utili. Tra l'altro, noto con piacere che il Beta Vulgaris spunta ovunque, quindi con l'occasione ci raccogliamo anche questa barbabietola, che vi ho detto è ottima come cibo da mangiare, ma è ottima anche se avete delle galline, vi aiuta a produrre le uova, sicuramente vi aiuta a mantenerle in salute. Se vedete quanta ce n'è in giro, spunta ovunque. Torniamo a noi, adesso la collego e la testiamo. Ovviamente anche per questa invenzione utile andrò a usare il casco con le cuffie e un paio di guanti antivibrazioni, perché non fanno mai male per ridurre ulteriormente le vibrazioni, anche se portando una sega circolare a essere una sega da banco già con le vibrazioni siamo messi bene. Adesso vi mostro un esempio pratico. Vedete? Senza stancarci abbiamo trasformato, vedete come taglia, abbiamo trasformato una sega circolare, il che ci permette di risparmiare un sacco di tempo, ci permette di non stancarci le braccia, ci permette soprattutto di spendere niente, perché entrambi i pezzi mi sono costati meno di 100 euro in totale. Quindi banchetto portaattrezzi del Lidl, tanto che siamo qua ve lo dico, e sega circolare trovata al Lidl, sempre di una marca abbastanza famosa per lobbistica, ma certo non una delle migliori, una delle top marche, ma molto valida. Inoltre la sega circolare portatile la possiamo sempre utilizzare nella maniera più tradizionale per tagliare le tavolette a mano. Il banco è comunque un banco portaattrezzi, quindi ci possiamo collegare le altre attrezzature. Questa, amici, è solo per farvi vedere che la soluzione più economica che ha trovato questo canale per fare una montagna di legna come questa alle mie spalle è stata proprio quella. Per quanto riguarda la legna fino a 3-4 cm, anche 5 cm, usiamo le forbici elettriche, perché ve le ho mostrate, ve lo faccio rivedere, hanno una forza che non si discute, poi hanno una forza nel tagliare che è qualcosa di impressionante. Guardate come tagliano, cioè proprio sembra burro. Ci tengo a questo. Ultimamente vedo tanta gente che pubblicizza le forbici a batteria con la batteria sotto, ma voi vi rendete conto cosa significa alzare una forbice di questa, che pesa meno di un chilo, proprio leggera leggera, o alzare una forbice con 2-3 kg tra la batteria e la forbice stessa per un'autonomia di un'ora, un'ora e mezza, e poi vi finisce pure la batteria. Qua siamo ad altri livelli, perché io ho una batteria molto più grande posizionata sulle spalle con lo zainetto, quindi non mi pesa, e le forbici pesano meno di un chilo, quindi non ci stanchiamo le braccia, perché vi garantisco che avere anche pochi etti in più di peso sul braccio quando lo usate per ore e poi vi stanca. E ve lo dice uno che è abbastanza allenato. Ecco perché sulle forbici ho preferito spendere un po' di più e dotarmi di qualcosa di veramente professionale, comunque sempre il rapporto qualità prezzo imbattibile per il canale, per me e per voi. Invece per quanto riguarda la sega circolare, ho preso una sega circolare mobile e un banchetto portaattrezzi, sempre di quelli economici, e l'ho montato insieme. Quando è che serve comunque una sega? Beh, la sega serve quando non abbiamo la possibilità di una spina elettrica, quindi nel raggio di 50 metri da casa vostra potete operare tranquillamente, ma anche di più, adesso vi ho detto 50 metri. Per quanto riguarda la motosega, se andiamo in mezzo alle campagne, in mezzo ai boschi, allora lì occorre necessariamente la motosega. Ricordatevi che ogni taglio effettuato con la motosega ha un costo elevato rispetto a questi, perché qua abbiamo usato solo la forza elettrica, quindi presa di corrente che nonostante gli aumenti continua a costare molto meno di benzina e resto, e batterie. E niente, questa è un'altra invenzione utile, è un'altra soluzione che volevo offrirvi qui al canale, quindi finisce nella playlist delle invenzioni utili. Spero che sia stata utile, interessante e magari illuminante per alcuni di voi. Amici, mi raccomando, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, non perdetevi i prossimi, e se avete tempo date un'occhiata già ai video presenti nel canale, perché sono certo che qualcosa di utile e interessante lo trovate sicuramente. Per il resto io vi ringrazio come al solito per l'attenzione. Un saluto e un abbraccio di cuore.
Amici, adesso io mi sistemo tutta la legna a posto, che poi ho scoperto con gli anni che la legna sistemata, coperta, si conserva peggio della legna scoperta, e che sistemarla in maniera affilata, così bastoncini bastoncini, occupa lo stesso spazio che buttarla così accatastata. Quindi meglio non perdere tempo e prendere la legna così com'è e lanciarla sulla nostra parete dove lo vogliamo accatastare. La legna al coperto si guasta prima. La legna deve prendere aria e sole per poter essere poi di un certo spessore, secca dopo anni. Vedete com'è questa, che è legna d'olivo secca di un certo spessore, di un tot di anni, e oramai, diciamo, quando raggiunge quel livello là, poi si conserva per sempre. Avete mai visto un metodo più facile, pratico, economico e veloce per avere i propri tronchetti della felicità? Quelli di un certo diametro, ma non troppo grandi, perché poi uno è abituato a pensare alla legna come grandi ciocchi, ma in realtà un professionista che usa questo tipo di riscaldamento sa che la legna ideale è questa qui, diametro di 10 cm, bei tronchetti, già misura, quindi semplici semplici. Amici, il mio video termina qui, spero sia stato interessante ed utile. Se vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Se non l'avete fatto, vi invito a dare un'occhiata al canale, perché sono certo che troverete dei video interessanti e utili per molti, per qualcuno addirittura illuminanti. Io vi ringrazio come al solito per l'attenzione, un saluto e un abbraccio di cuore.